La Pistoiese non vede la luce in fondo al tunnel. Ha subito la quarta sconfitta consecutiva, la seconda fra le mura amiche. Contro la Carrarese, la squadra di Mister Riolfo ha ben giocato nel primo tempo, tenendo testa agli avversari. Poi nella ripresa, però, è uscito fuori lo spessore degli uomini di Baldini, che in pochi minuti hanno chiuso la pratica. Un 2-0 a firma Dumba e Marilungo. Qui sta la differenza: due occasioni create e due gol segnati. Entriamo in campo bene, facciamo la nostra partita. Poi magari si fa un errore, vai, prendiamo gol, non riusciamo più a reagire e a rientrare in partita, perché comunque anche se si va sotto mancava tanto tempo, quindi si poteva riprendere. Su questa cosa sicuramente c'è da migliorare. Mi sento che comunque la prestazione a livello di squadra come testa nell'entrare nella partita c'è sempre stata. Un po' gli episodi a sfavore, un po' noi come abbiamo detto non riusciamo poi a reagire, magari ora andiamo sotto, ci manca uno step in più, anche nel far gol comunque stiamo facendo tanta fatica, dobbiamo migliorare perché sennò comunque diventa dura. Non si parla di errori di un giocatore o di uno del reparto, se c'è errore, l'errore lo fa tutti quanti, perché magari si poteva rimediare anche su una palla prima. Quindi l'errore lo fa tutta la squadra, non lo fa né un giocatore né un reparto, perché poi se si perde, come in questo caso, si perde tutti quanti insieme, quindi gli errori li fa la Pistoiese, non li fa la difesa o il centrocampo, l'attacco. Dobbiamo migliorare e far bene. Momento difficile, la Pistoiese resta ferma a quota 25, zona playout. Adesso più che mai c'è da invertire il trend per non peggiorare una situazione alquanto delicata.